Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Eccoci qui amici di Radio Bruno all'interno dell'area stile, come sempre a casa nostra, in questa magnifica location che è il Royal Hotel a Sanremo, con Leonardo La Macchia. Benvenuto. Ciao a tutti, grazie mille. Diciamo allora che per quel che riguarda i giovani si sono esibiti in quattro e Leonardo ce l'ha fatta, quindi accederà alle finali, complimenti. Grazie mille, intanto è bellissimo, ieri è stata una forte emozione, non vedo l'ora di tornarci domani su quel palco per divertirmi, soprattutto perché adesso abbiamo scaricato un po' la tensione. Perché comunque voi provate, sì, però senza pubblico, è un palco che davvero fa tremare le gambe ai più grandi che l'hanno calcato tantissime volte. Come hai affrontato questa esperienza? L'ho affrontata con un po' d'ansia, con la giusta parte d'ansia, però ero comunque abbastanza tranquillo, non vedevo l'ora di salire davvero su quel palco e di far sentire il pezzo. Chi c'era con te a Sanremo? La famiglia oppure stai vivendo con lo staff? C'era lo staff, è arrivata anche la mia famiglia, dei miei amici, quindi sono tutti qui. Bari si è trasferita a Sanremo praticamente. Mamma mia! Bellissimo. Quindi tutto il calore che poi ti ha accolto dopo l'esibizione. Sì, è stato fantastico, infatti ho abbracciato subito i miei genitori, tutti i miei amici e non ho perso tempo. Leonardo, diciamo che tu hai iniziato ad avvicinarti alla musica, a cantare all'età di 6 anni, insomma nel DNA c'è proprio la musica. Sì, ho iniziato da subito e da subito con il coro della parrocchia, un po' un classico. Poi ho iniziato con un po' di formazione di gruppi in giro per la Puglia a suonare, abbiamo suonato anche al Petruzzelli di Bari, è un'emozione fortissima. E adesso siamo qua, siamo arrivati dopo un po' qui, un po' così velocemente per tutto all'improvviso, però è stupendo essere qui davvero. È una settimana intensa che però insomma, dà grande visibilità. Dopo Sanremo che ci sarà? Dopo Sanremo ci sarà l'uscita dell'EP, domani esce l'EP e si intitola come il brano di Sanremo, cioè che resta, ci sono dei pezzi bellissimi all'interno, scritti da degli autori comunque molto forti e infatti sono orgoglioso di aver lavorato con voi. C'è Mauro Lusini che ritorna in un altro pezzo dell'album, tra l'altro lui ha scritto anche C'era un ragazzo tra le altre cose, quindi è stato un onore lavorare con lui. Gianni Pollex ha scritto anche un pezzo per Chiara Gagliazzo un paio di anni fa a Sanremo con Ermal Meta, straordinario. Due autori pugliesi giovani, Roberto William Guglielmi e Francesco De Maria, con cui sono orgoglioso di aver lavorato, e due pezzi dell'EP sono scritti anche da Ermal Meta insieme a Gianni Pollex, quindi è un'emozione fortissima, non vedo l'ora che lo sentiate. Diciamo che a livello italiano le regioni più produttive a livello musicale sono l'Emilia Romagna, un po' un filone però rock, cantautorale, e poi la Puglia ne sforna uno dietro l'altro. Ma com'è il sole? Sarà il sole, il mare, l'uviento, non so, quest'anno davvero in particolare la Puglia è super presente qui a Sanremo, incontro solo baresi, pugliesi ed è fantastico, non so perché. Noi in Puglia, almeno per quanto mi riguarda, abbiamo sempre collaborato tutti insieme, tutti i musicisti abbiamo sempre cercato di far musica insieme, di scrivere insieme, e credo che la collaborazione sia fondamentale in questo settore. E con questa esperienza sanremese hai visto quello che era un tuo autore, cantautore mito? L'hai incontrato? Hai avuto questa opportunità? L'ho incontrato e c'era Fiorella Mannoia che stimo tantissimo, non vedevo l'ora di vederla alle prove all'Ariston, tra l'altro prima di me c'era lei, quindi sono salito su quel palco un po' con il peso delle prove di Fiorella Mannoia, ma lei è fantastica. Poi ho incontrato anche Ron, mi ha salutato, è stato carinissimo e c'è un bel clima qui a Sanremo, davvero un bellissimo clima. Con questo tuo bel sorriso allora vogliamo salutare gli amici di Radio Bruno. Certo, allora saluto tutti gli amici di Radio Bruno, sono Leonardo La Macchia, ci vediamo domani sera, un abbraccio. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.